sono dei ritratti in versi della donna, dell'animo femminile, in primis. Varie figure di donne, dalla lavoratrice al questore di polizia, al sindaco, alla dottoressa, che vanno a formare, come ha detto la mia prefattrice, un puzzle armonico. Quindi la mia è un'ambizione, forse più un desiderio, ecco, sarebbe un po' una velleità pensare di penetrare l'animo femminile, specialmente da parte di un uomo, anche se questo può essere interessante naturalmente. Quindi, in primis, poi naturalmente c'è una denuncia sociale perché ancora la donna è costretta ad adeguarsi, a subire una cultura patriarcale, no? Questo retaggio che c'è da secoli. E ancora, nonostante le lotte, nonostante le conquiste, però ancora la donna è soggiogata da questa cultura fortemente patriarcale che comunque gli toglie voce, gli toglie diritti. E questa cosa deve essere superata perché una civiltà che non rispetta la donna non ha futuro, come ha detto anche Papa Francesco. Questo mio libro vuole sensibilizzare l'uomo, ecco, la parte maschile della nostra società, la vuole spingere a rispettare la donna, a guardarla nella sua interezza, nella bellezza che ha, no? Perché ha una sensibilità sicuramente superiore, non a caso è madre, quindi non è poco. Infatti, tra l'altro, a parentesi, la mia silloge è indirizzata alla madre, a mia madre, c'è anche una poesia molto intensa dedicata a lei. Vorrei creare un ponte, ecco, tra l'uomo e la donna, di riscoprirsi, di ritrovare le cose che hanno in comune, no? Invece di dividersi in generi, di rincontrarsi. Questo vuole essere, forse è un po' pretenzioso, però insomma nel mio piccolo vuole essere questo libro.